è un concetto molto estensibile e quindi va dai privati, privati, privati che lo fanno per il loro piacere, ai privati che poi diventano fondazioni e musei, come è capitato nel caso mio personale, come è capitato nel caso per esempio della grande collezione Lia di La Spezia, che è diventato vero e proprio museo del comune, con la dazione del collezionista dell'intera sua collezione in cambio di una situazione, di un monastero, di un convento che è stato allestito per accoglierla. Direi che questa è più una sensazionale scoperta di un patrimonio nascosto, che non è però strettamente privato, perché le banche hanno delle finalità, delle fondazioni bancarie che sono legate comunque al rapporto con i cittadini, nel bene e nel male, e forse il bene è proprio questo, che alcuni dei profitti delle banche sono stati nel corso degli anni, il dopoguerra direi, prima della guerra sovietica non c'era, dagli anni 50 in avanti, in pubblicazioni che appunto sono private fino a un certo punto, perché poi sono importanti libri di storia dell'arte, collane, serie di artisti, su artisti sconosciuti in tutte le città italiane. Non saranno stati probabilmente 20.000 volumi pubblicati dalle banche, contribuendo a iniziative che sono in condominio con lo Stato, soprattutto con le regioni e i comuni. E assieme a questa impresa editoriale monumentale, l'acquisizione di un numero straordinario di opere d'arte, che io non le ho contate, ma soltanto la Caritlo le ha 800, immaginiamo che siano almeno 10.000, forse se non 10.000, 8.000, quindi, però non di opere di arredo, di opere importanti apparse presso antiquari, alle aste, e che lo Stato non ha comprato, i musei civici non hanno comprato, quindi alla fine è un'operazione di supplenza per un patrimonio che sostanzialmente è pubblico nella sua funzione. D'altra parte, il patrimonio pubblico d'Italia è americano e privato ed è quello del Museo Guggenheim di Venezia. Nessuno quando va lì pensa che è privato, per cui questa privatezza in questo caso è semplicemente una condizione di finanziamento non pubblico, ma con finalità pubbliche come sono quelle dell'erogazione di finanziamenti per il restauro o per pubblicazioni delle banche. Quindi quello che colpisce è la quantità. E se le mettessimo tutte insieme, questa è un'antologia di 100 opere d'arte che io ho voluto tenacemente, cercando di mettere dentro non tutte le fondazioni, ma di tutta Italia, cioè dal Piemonte alla Sicilia, ed è un museo, viene fuori un museo che è un museo parallelo, ecco, potremmo chiamarla museo parallelo questa mostra, perché è quello, vedendo la mostra, uno è come se vedesse un museo di una città importante con numerose opere d'arte e senza la limitazione locale, cioè senza essere bolognesi o perugine o perché sono di ogni parte d'Italia, quindi un museo completo, un museo parallelo. Quanto riguarda i proventi che sono assegnati ai terremotati, alle popolazioni colpite? Questa è materia di cui io non mi sono occupato. Se io ho ideato la mostra in un programma triennale fatto per Perugia, dove ho fatto altre iniziative, e il presidente emerito, che si chiama Cola Iacovo, è stato molto attivo sia per la collezione della Fondazione Cassa di Risparmio, sia per attività di varia natura, e mi pare di capire che questa mostra, che sta nel capoluogo della regione colpita dal terremoto, pur essendo una città indenne dal terremoto, da questo e anche da altri per la sua configurazione geologica, è un modo per rilanciare la città stessa, che ha avuto un declino turistico pur non essendo colpita, e contemporaneamente per riaccendere il turismo in Umbria, e poi parallelamente faremo anche una mostra a Urbino. Che poi i proventi tra i biglietti vadano alle zone terremotate è un avvisamento del presidente, questo è anche l'emerito della banca, della fondazione, che io ritengo del tutto giusto, insomma. Mi pare già sufficiente, anche se non ci fosse questo, che si accenda una luce con una mostra così importante, la Giotto Morandi, in un'area importantissima per l'arte italiana, ma un po' abbandonata, nel senso di disertata, ecco, direi la parola giusta. E quindi si ricomincia ad andare in Umbria, si ricomincia ad andare a Perugia, poi anche non nelle altre zone non terremotate, come Orvieto, Assisi, Gubbio, e si faccia lo stesso a Urbino, partendo appunto da un'altra città delle Marche che sono state colpite, ma non Urbino, con una mostra che sarà Rinascimento Segreto, che in qualche modo ha lo stesso senso di richiamo, perché si torni a Urbino come si tornerà a Perugia. Grazie.